Momenti di grande tensione sono stati vissuti ieri sera intorno alle 20. Un uomo nella centralissima via Gallipoli, si tratta di un 62enne di Giarre, Alfio Parebianco, recentemente protagonista di alcuni fatti di cronaca, calatabiane e Mascali per furto e un presunto incendio di un autocarro in sosta in contrada Liberto, si è introdotto all'interno di un garage privato ubicato all'altezza con l'incrocio con Corso Matteotti e vi ha dato fuoco. Scattato l'allarme lanciato dai residenti che hanno notato a distanza la fuoriuscita di fumo dal garage che si affaccia sulla strada, sul posto sono prontamente intervenute diverse pattuglie dei carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto che ha poi eseguito le operazioni di spegnimento. L'uomo, che sembra comunque accusare, come diciamo, problemi psichici, è già noto alle forze dell'ordine e già segnalato ai servizi sociali, ieri sera è stato nuovamente denunciato in stato di libertà dai carabinieri.